dunque lascio subito la parola alla Presidente della Fondazione Brescia Musei, Francesca Bazzoli. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui, grazie ai giornalisti, grazie ai nostri alleati che davvero sentiamo alleati. Oggi c'è anche Giovanni Lodrini, gruppo Foppa, non poteva essere non esserci alla presentazione di due dipinti di Foppa che per la prima volta varcano il portone della Pinacoteca accompagnati dai due leoni in trionfo. Io devo davvero ringraziare Biper e quindi Maurizio Veggio qui oggi in rappresentanza della banca, che ereditando questo grande patrimonio di tesori bresciani che era custodito, che viene da lontano, viene dalle collezioni della Banca San Paolo, del CAB e poi di UbiBanca, ma questa banca che è arrivata nel nostro territorio davvero ha interpretato immediatamente con lo spirito che apparteneva alle collezioni anche delle banche precedenti l'idea della territorialità, e cioè di restituire al territorio in cui dal punto di vista culturale il territorio in cui la banca è venuta ad esercitare le sue attività. E così con questo prestito che si aggiunge al deposito di lungo periodo delle tre opere di Cerutti, che ci hanno consentito addirittura di rifare due sale della Pinacoteca, le opere che provengono dalla collezione della Banca San Paolo veramente trovano una possibilità di essere ammirate ancora più radicale e consistente di quella che aveva nella precedente gestione della banca. Quindi davvero dobbiamo essere grati, credo, tutta la città a Biper per questa generosità nella gestione del suo patrimonio. Devo dire che per le banche gestire questi grandissimi patrimoni di opere d'arte di cui nella storia sono diventati custodi è un tema molto importante. E credo anche Biper ha una sua collezione che è esposta permanentemente, ma credo che questa gestione dialogica del patrimonio con le istituzioni locali sia un modo molto lungimirante e intelligente di animare il patrimonio sia della banca sia quello dei territori in questo scambio che nella formula del PTM trova un'esemplificazione estremamente interessante, che consente davvero un dialogo mutualmente arricchente sia per i proprietari delle collezioni, siano esse banche, musei o qualunque istituzione in giro per il mondo, sia per la nostra collezione che in questa formula accede non soltanto a uno scambio temporaneo purché sia, ma a uno scambio di vero dialogo con le opere della Pinacoteca, perché tutte le nostre andate e ritorno sono occasioni di studio e di approfondimento e di visione nuova delle opere che hanno una relazione scientifica profonda con le opere della Pinacoteca. Quindi operazioni temporanee ma che consentono approfondimenti di lunga durata sul nostro patrimonio. Grazie. Grazie Presidente. Due concetti effettivamente molto importanti, per cui io credo che questo nostro evento di oggi potrebbe anche essere ispiratore di altre iniziative analoghe, perché quello della ricchezza dei patrimoni custoditi dagli istituti di credito è veramente un tema cruciale nella preservazione, nella conservazione e nella, posso dire, a parte casi straordinari che sono noti a tutti e che non nomino anche per non incorrere in problemi di concorrenza, difettano nella gran parte dei casi, a esclusione di casi virtuosi come la Galleria Biper, per esempio, di Modena, di una valorizzazione adeguata. Patrimoni sterminati, accumulati nei decenni, nei secoli direi, e che meritano di essere approfonditi. E chissà che la nostra fondazione non possa, con diverse iniziative, questa è una di queste, altre più strutturate potrebbero seguire, diventare capofila in una riscoperta e valorizzazione di queste collezioni. Pensate solo alla grandissima quantità di patrimonio artistico bresciano disponibile in decine di diverse fondazioni museali, non solo quelle più note. Dunque, primo aspetto. Diciamo così, diamo fuoco alle polveri di un tema certamente interessante. Secondo aspetto,
Non ci limitiamo a ospitare e a dare valore a due opere importanti come quelle che vedrete tra qualche minuto, ma attiviamo con Banca Biper e in questo caso con il Palazzo Martinengo Villa Gana un circuito virtuoso generato a nostra volta dal prestito di tre opere importanti, due vecchi di Cifrondi, uno dei quali ricorderete era esposto in Pinacoteca fino al rinnovo della sezione del Settecento avvenuta a marzo, l'altro è La felicità eterna di Antonio Paglia, che non era esposto. In questo modo delle opere che comunque non sono visibili attualmente avranno una loro collocazione temporanea al Palazzo, palazzo nel quale sono in animo, in vista del prossimo futuro, dei progetti culturali a cui certamente anche Brescia Musei concorrerà. Dunque è una collaborazione questa con Biper, della quale io devo ringraziare il rappresentante dell'Istituto di Credito, dell'Istituto, quindi il dottor Veggio. Devo soprattutto ringraziare la nostra Presidente, la quale ricordo bene nei mesi sul finire del 2020, quando si stava, come dire, avviando il nuovo posizionamento della banca, ebbe la straordinaria idea di dire: dobbiamo fare qualcosa con questo ente che sente fortemente la propria vocazione, la propria responsabilità di restituzione al territorio. Da lì sono nati poi, per esempio, la collaborazione intorno alla Lattanzio Gambara, ricorderete la bella mostra che abbiamo realizzato, che ha portato all'esposizione della conversione di Saulo, e da lì è nata anche poi il deposito a lungo termine dei Ceruti e questa operazione. Quindi ringrazio anche personalmente i collaboratori della banca, in particolare Sabrina Bianchi e Greta Rossi, che sono stati tassello fondamentale di questo progetto corale. Lascio quindi la parola al dottor Maurizio Veggio per la Banca B, per il direttore territoriale. Sì, io guardo la mia collaboratrice, sono un po' in difficoltà, devo dire, perché tutto quanto mi ero ripromesso di dire, in realtà l'ha detto molto bene, tra l'altro, molto bene l'avvocato Bazzoli e anche il direttore, quindi davvero mi resta ben poco da dire. Però due notizie, due flash. La prima, si è parlato della Galleria di Biper. In realtà noi siamo un istituto, siamo una banca particolarmente attenta a quel meraviglioso patrimonio culturale e artistico che negli anni ci siamo trovati. Biper è il frutto di una meravigliosa attività di crescita tramite praticamente situazioni esterne. Tante banche che erano banche di riferimento dei propri territori sono poi confluite in Biper, trascinando, portando con sé veramente un patrimonio artistico rilevante che viene gestito e viene valorizzato il meglio possibile dalla Galleria di Biper, a cui facevano riferimento prima il direttore e l'avvocato Bazzoli. Dal 2021, ecco la coincidenza, dal febbraio del 2021 Biper acquisisce il ramo d'azienda di UbiBanca e contestualmente tutto ciò che riguardava in particolare la quadreria del Palazzo Martinengo di Villa Gana viene trasferito, per buona parte l'interno viene trasferito a Biper. Quindi per noi oggi è veramente motivo di grande soddisfazione. Io devo dire ringrazio Fondazione Brescia Musei, con ente con il quale da subito abbiamo sottoscritto, ma non c'era bisogno di sottoscrivere, diciamo, questo accordo di collaborazione, che in realtà segue un po' quello che è il DNA della banca, che è quello di valorizzare il patrimonio meraviglioso che abbiamo. E quindi è proprio grazie a Fondazione Brescia Musei e a iniziative come questa che noi possiamo mettere a disposizione di tanti, di tutti, quello che in realtà oggi è patrimonio di pochi. Io sono uno dei pochi eletti, ma poi vi devo dire la verità, vedere queste opere d'arte in un contesto, queste due in realtà non le ho ancora viste, ma le vediamo dopo, vederle in un contesto come quello di un museo vi fa veramente capire che cosa vuol dire, che cos'è un'opera d'arte. Quindi ringrazio davvero Fondazione Brescia Musei, ringrazio l'avvocato Bazzoli e il direttore per questa grandissima opportunità che ci viene data. Grazie. Grazie direttore. Il pubblico da oggi qui alla Fondazione, alla Pinacoteca, ha la possibilità di vedere quattro
diversi nuclei espositivi che normalmente non sono esposti. Lo voglio ricordare perché oltre ai tre citati, quindi i leoni di Ghidoni, naturalmente le due tavole di Foppa e il lotto, è ancora presente per qualche settimana il ritratto di Aristocratico di Ceruti, frutto di un altro PTM di maggio. Quindi insomma, capite bene, e in questo senso troverete anche una scheda di approfondimento che racconta tutti i primi 12 PTM andate e ritorno che abbiamo fatto, che questo format diventa ormai per noi davvero una sorta di mostra. E, insomma, anche il collezionare poi, sapete che realizziamo qualche giorno dopo l'esito dell'inaugurazione, anche inserendo la fotografia dell'opera inserita nel suo contesto, realizziamo un bellissimo pieghevole fogliettone con un lato il manifesto e l'altro gli apparati. Ebbene, anche collezionarli dà l'idea di un progetto che prosegue nel tempo dal 2019 e che deve tutto il suo slancio alla dottoressa Roberta Dadda, che cura le collezioni, a cui lascio la parola. Grazie. Permettetemi di partire un po' da lontano. Riflettevo in questi giorni che a partire dal positivismo ottocentesco e poi attraverso tutto il fenomeno di progressiva specializzazione e settorializzazione delle scienze umane, nonché in tempi più recenti con lo sviluppo vertiginoso dell'era dell'informazione e insieme con l'evoluzione delle norme e delle prassi legate alla tutela e alla conservazione delle opere d'arte, si è ingenerata in noi la totalmente infondata convinzione che dal passato tutto sia arrivato comprensibile, leggibile, godibile, scibile, direi. E questa è una convinzione, ai noi, assai infondata. Molto spesso il tempo e gli uomini sono inclementi con le opere d'arte. Basta ricordare la storia dello stendardo di Orzinuovi, che è stato ritrovato all'inizio del Novecento usato come tenda per una finestra in un oratorio di campagna e oggi è riconosciuto come il capolavoro assoluto del primo Cinquecento bresciano, ma direi un capolavoro assoluto del primo Cinquecento tout court. Ma anche in generale la nostra Pala dei Mercanti, per esempio, che nel tempo era stata ridipinta aggiungendo addirittura barba e baffi ai santi e poi pesantemente spulita, per cui oggi quello che leggiamo e che godiamo e che pure ci affascina non è ciò che Vincenzo Foppa aveva pensato, è qualcosa che emerge dall'oceano della storia in qualche modo come un relitto. E queste riflessioni mi portano a pensare che dobbiamo in qualche modo tornare a godere delle opere con un approccio che sia anche puramente estetico, accettando le suggestioni che dalle opere arrivano, ma accettando anche quello che non possiamo sapere o che non possiamo capire. E Foppa ci pone spesso davanti a questo tema, per esempio, e veniamo alle nostre opere, non sappiamo la provenienza di queste due tavole, ci sono delle ipotesi che al momento gli studi non sono in grado né di aggiornare né di confermare, e ci stupisce perché ovviamente queste due tavole dovevano essere parte di un polittico e doveva essere un polittico importante perché le dimensioni delle due tavole lo sono, quindi dobbiamo immaginare che avesse un centrale di dimensioni importanti e almeno una cimasa, se non anche altre tavole laterali. Ecco, ci sembra incredibile pensare che delle opere che dovevano essere straordinarie, tanto più nelle loro condizioni originali, siano andate completamente perdute e che anche la memoria di queste opere sia andata completamente perduta. E quindi, in mancanza di questi dati storici, gli storici dell'arte guardano a questi oggetti principalmente da un punto di vista stilistico. E allora cosa ci raccontano queste tavole da un punto di vista stilistico? Ci parlano di un pittore maturo che ha avuto un'esperienza di vita e di carriera importante, trascorsa per lo più a Milano, e che a un certo punto della sua vita, e qui emerge qualcosa della sua umanità, decide di tornare nella sua città, forse semplicemente perché stanco,
provato dalla fatica di questi continui spostamenti, di questi continui cambi di fronte, perché aveva committenze non solo a Milano ma in tanti territori neanche troppo vicini, forse stanco anche delle pressioni che riceveva per realizzare le sue opere in tempo. Ecco, questo pittore torna a Brescia eppure non trova pace, ritorna di nuovo a Milano e comunque continua ad aggiornare il suo stile. E la collocazione di queste due tavole che Biper Banca ha concesso in prestito temporaneamente nella sala della nostra Pinacoteca consente davvero di leggere con chiarezza cosa succedeva a Foppa negli ultimi anni della sua vita, quelli che trascorre, diciamo, facendo base a Brescia. In particolare, se confrontiamo il San Giovanni Battista Biper con la tavola del San Giovanni Battista per il cosiddetto Polittico di Chiesa Nuova, che è conservata in sala, vediamo un pittore che nell'arco di 15-20 anni è cambiato profondamente. Il San Giovanni Battista di Chiesa Nuova è un santo cortese, con una posa leziosa, un manto violetto sovrabbondante che lui, diciamo, raccoglie con un gesto, ancora una volta, più aggraziato che necessario, e che si presenta a noi con un cartiglio che ha proprio tutta quell'eleganza e quella frivolezza dei cartigli gotici. Invece il santo dell'ignoto complesso documentato dalle due tavole Biper è un santo che ha i piedi solidamente piantati a terra. Non ha orpelli, non ha, il manto si vede appena, il cartiglio è scomparso. È un santo che è solidamente inserito nello spazio che lo circonda. E qui dobbiamo immaginare Foppa che ha visto succedere tantissime cose, ha visto per esempio Leonardo, ha visto Bramantino, ha imparato a costruire lo spazio in un modo diverso e questo ce lo racconta la pala della mercanzia che è proprio di fianco alle due tavole Biper nel nostro allestimento temporaneo, dove vediamo la costruzione di uno spazio cubico perfetto nel quale le figure campeggiano come volumi. Ecco, anche con questa pala si crea un confronto interessante perché, come sottolinea anche Giglio Lagorio nei testi che ha redatto per il pieghevole menzionato poco fa, sicuramente il Santo Stefano Biper ha un gemello nel San Giovita della pala della mercanzia, dove vedete, potrete apprezzare la costruzione dei panneggi, che ancora una volta è un fatto di volume e non diciamo di decoro. Ecco, queste insieme ad altre suggestioni, quelle poi che non possiamo mai mancare di sottolineare quando parliamo di Foppa, questi misteriosi grigi cerulei degli incarnati, questo senso della luce, ma ancora anche la preziosità nel trattare i tessuti, emergono chiaramente da queste opere e dal dialogo che si crea inevitabilmente con le altre che fanno parte del patrimonio della Pinacoteca e che hanno contraddistinto il nostro museo fin dall'inizio del Novecento come il museo che non si può non vedere se si vuole conoscere Vincenzo Foppa. Grazie. Grazie, dottoressa. Qualche sintetica ulteriore informazione prima di lasciare la parola al sindaco. È stata citata, la ringrazio anch'io, Gigliola Gorio, che ha collaborato all'approfondimento scientifico, agli apparati scientifici per questa pubblicazione. Naturalmente anche il restauro conservativo realizzato da Giovanna Iacotti, che ringrazio. Ricordo evidentemente che, come le opere di Ghidoni e di Lotto, anche questa è un'anteprima di Capitale della Cultura, perché resterà visibile al pubblico fino al 5 febbraio e dunque possiamo a tutti gli effetti considerarla già come parte della proposta di Brescia Musei per la Capitale della Cultura, che evidentemente avrà numerosi progetti che saranno organici e originali proprio a partire dal 21 di gennaio, ma questa è una piccola anteprima che possiamo gustarci. Naturalmente il sentito fondamentale ringraziamento, sono stati già citati, ma
meglio eccedere ai partner che consentono queste operazioni, come alle altre più importanti e significative in termini economici. Queste sono operazioni un po' fringe, non costano troppo, però ugualmente servono risorse per farli, quindi ai partner radunati nella membership di Alleanza per la Cultura, il club dei donatori che contribuiscono alla nostra fondazione, e poi per la Pinacoteca, lo sponsor dedicato alla Pinacoteca Metalwork e lo sponsor tecnico Italian Floor Design che ci supporta. Direi, caro Sindaco, che posso lasciare a lei la parola per poi andare tutti a vedere queste bellissime opere. Sì, io non devo aggiungere molto se non sottolineare questa curiosità. Non molte settimane fa abbiamo presentato una pubblicazione a Chiesa Nuova proprio in relazione a questa opera che sorprendentemente si trova in una chiesa di un nostro quartiere periferico e che dice anche di una ricchezza diffusa e che dobbiamo utilizzare al meglio nella occasione della Capitale della Cultura, dove il motore della Fondazione Brescia Musei, che si dimostra un motore anche generoso in questa azione costante che è stata ribattezzata PTM, ma che avrà un'altra tappa proprio venerdì a Orzi Nuovi, in occasione della mostra al Castello di Orzi Nuovi, dove lo stendardo viene temporaneamente, è stato temporaneamente prestato per l'occasione di questa grande mostra. Dobbiamo fare questo lavoro, che è un lavoro, come sottolineato più volte, molto prezioso, perché il ragionamento che faceva la Dadda è un ragionamento molto efficace. Noi dobbiamo in qualche maniera ristupire le persone che si avvicinano a un'opera d'arte. Ristupire non vuol dire a tutti i costi trasferire in maniera puntuale anche il percorso scientifico, perché questo appartiene più agli studiosi, certamente le persone che hanno una certa passione, ma dobbiamo riagganciare la gran parte della popolazione che deve tornare a frequentare i musei e deve tornare a frequentare i luoghi d'arte. Ed è un lavoro preziosissimo. È un lavoro che ha bisogno di un nuovo linguaggio e anche di modalità di divulgazione che sono sicuramente diverse da quelle che abbiamo conosciuto nel passato. Brescia Musei sta facendo questo lavoro molto prezioso, cioè di uscire da un contesto che rischiava di essere troppo autoreferenziale e anche un po' polveroso, nonostante i nostri musei siano sempre stati molto belli. Quindi è un lavoro che ha una valenza pedagogica, chiamatela come volete, una valenza anche di diffusione dell'arte che è importantissima. Se poi incrociamo, come nel caso anche nel caso di specie, una dei proprietari dei beni, in questo caso, cioè Biper, che ci aiuta ulteriormente a valorizzare queste occasioni, lì allora facciamo bingo. E guardate che ce ne sono molte di queste opportunità. Ci sono mecenati privati, ci sono reti, diciamo, istituzionali, sistemi bancario e finanziario che hanno delle grandi proprietà e che generalmente tengono custodite nella oscurità della conoscenza da parte della gran parte della popolazione. Questo lavoro lo dobbiamo fare o aprendo in parte i palazzi, Biper l'ha già fatto in occasione anche recentemente di giornata del FAI, e anche guardando un po' alla prospettiva. È la contaminazione dei luoghi, dei contesti, che crea la curiosità. Io, per esempio, rimango molto stupito sia quando vado a vedere un Tiepolo a Fozzano, sia quando vado a vedere un Foppa a Chiesa Nuova, perché non mi aspetto queste opere d'arte in contesti che in realtà sono abbastanza periferici, insomma, dentro il circuito più alto della nostra arte. Quindi il lavoro che dobbiamo fare, e abbiamo la fortuna di avere una fondazione che svolge anche questo mestiere, è
accompagnare, affiancarci a queste esperienze che hanno bisogno in realtà poi di solidità scientifica, di solidità organizzativo-gestionale, perché le cose non accadono così, hanno bisogno di avere dietro un know-how importante, significativo, e quindi anche immaginare la fondazione come a servizio proprio della propria comunità e collettività mi piace molto, cioè non una fondazione che si chiude, ma una fondazione che costantemente si apre e cerca interlocuzioni ricche, plurali, che non sono solo la ricerca dei fondi, è anche la messa a disposizione delle proprie conoscenze e competenze. Questo è molto importante e quindi è l'ulteriore riprova, non dico nulla su FOPA perché non mi sostituisco certo al valore e alla qualità degli interventi di chi ne ha parlato e ne dovrà parlare. Quindi volevo solo sottolineare questo aspetto che è molto, molto importante, forse considerato marginale, ma le città cambiano proprio se fanno questo lavoro, cioè se riescono a contaminare i luoghi, i contesti, i posti, perché abbiamo bisogno di far circuitare questa dimensione, di questo spessore culturale che la nostra città ha e che va conosciuto, va conosciuto in modo diffuso dal punto di vista proprio popolare, perché c'è evidentemente chi è abituato, ha un'attitudine all'avvicinamento delle opere d'arte e chi invece le vede per la prima volta. Ieri mi è capitato, uscendo dal Museo di Santa Giulia, di incontrare una nonna che portava due bambini a vedere il museo e ci siamo fermati 2 minuti a parlare. Questa signora non è che avesse delle grandi preparazioni, ma non c'entrava. La cosa bellissima era l'emozione che aveva provato lei e i suoi bambini. Questo dobbiamo provare a fare sempre di più, cioè, ed è un lavoro preziosissimo che fa la differenza nelle città. Prego, signora. Grazie per i suggerimenti. No, beh, approfittiamo delle sollecitazioni. No, beh, sono contento. Sono utili segnalazioni, miglioreremo ancora di più. Brescia Musei crede incredibilmente alle collaborazioni con il territorio della provincia, infatti le occasioni che lei ha citato sono state da noi promosse e animate, quindi ci siamo e questo ha anche un riverbero positivo nella riscoperta della Pinacoteca. Vi do una cifra che è interessante, visto che gli amici giornalisti ne sono sempre ghiotti e io tengo come gli zuccherini pronti. Abbiamo già superato oggi, anzi già a fine luglio, abbiamo già superato il numero dei visitatori della Pinacoteca dell'intero 2019. Cioè siamo a un più 140% circa rispetto all'utenza pre-pandemia su questo museo, che è, come sapete, oggetto di grande attenzione e valorizzazione. Quindi qualcuno di questi verrà anche dalla provincia, ne sono convinto. Devo venire in due cose, soddisfo perché c'è il sindaco. La provincia non ha servizi pubblici. Lo so che non c'entra la città.
Guarda, però colgo l'occasione di questo intervento per dire una, riprendere un filo conduttore molto importante. Noi in occasione di Brescia-Bergamo, capitale della cultura, abbiamo fatto una cosa che non ha fatto nessun'altra città prima di noi, che era stata insignita di capitale della cultura. Se voi andate a vedere tutte le città che hanno avuto questa opportunità, si sono chiuse tutte all'interno della propria città. Non sono state generose, ecco, diciamo la verità, perché hanno immaginato di avere un impatto tutto positivo all'interno del proprio perimetro comunale. Noi non abbiamo fatto questo. Voi vedrete nella progettazione del capitale della cultura tutti gli spin-off che la città ha costruito sul territorio, da Sirmione con le grotte di Catullo al Vittoriale di Gardone Riviera fino ad arrivare al castello di Padernello o al sito UNESCO della Val Camonica. Perché l'abbiamo fatto? Per le ragioni che dice lei. Cioè, noi abbiamo bisogno di accorciare la distanza tra la città che sta accelerando, perché oggettivamente sta accelerando la città dal punto di vista della qualità dei servizi, dal punto di vista dell'offerta culturale, e un territorio che ha puntutamente delle punte di eccellenza, però non è omogeneo. Quindi la fatica di fare questo lavoro la sentiamo, perché io mi sento, quindi rispondendo alle sue provocazioni, io mi sento responsabile della offerta culturale e dell'impatto che ha anche sull'intera provincia, non solo sulla città, perché comunque cresciamo dentro questa anche interlocuzione. Ho citato appunto non a caso questa mostra che si aprirà a Orzi Nuovi, che a noi, per noi è un atto di grande generosità, perché per la prima volta esce lo stendardo di Foppa dal museo bresciano e va in provincia e torna a dare valore ad una mostra fatta ad Orzi Nuovi. Questo lavoro, devo dire, deve essere reciproco, perché guardate che questo, si stanno costruendo i rapporti, la Fondazione Vittoriale, la Fondazione Ugo da Como, però è un lavoro, perché tendenzialmente tutti si chiudono, perché non è che la città ha un problema di autoreferenzialità, molti territori sono molto autoreferenziali, perché in qualche maniera, avendo un punto apicale di bellezza, tendono a chiudersi, per dire almeno questo teniamocelo come se fosse un'esclusiva. Cioè, per noi è più facile, diciamo, un atto di generosità, perché siamo talmente ricchi di potenzialità che per un territorio invece magari meno ricco questo tema c'è. Sulla gratuità dico solo una cosa, ma lo potrebbe dire il direttore della Presidente di Brescia Musei. Guardate che la gratuità nei musei è una cosa recente, perché è questa amministrazione che ha deciso che a Natale, nei mesi di agosto, nel Ferragosto, là i musei siano gratuiti per i residenti. Inizialmente erano per tutti i residenti in provincia di Brescia, perché inizialmente siamo partiti così, poi solamente negli ultimi 2 anni hanno scelto di fare perimetrare sui residenti della città, perché c'è anche un tema di sostenibilità. Cioè, noi siamo una città di 200.000 abitanti e che ovviamente deve sostenere servizi per 500.000, perché ogni giorno entrano 300.000 persone in città. E ovviamente i residenti della città pagano i servizi anche per i 300.000 che ne usufruiscono, perché è chiaro che chi lavora, chi viene a fare momenti di aggregazione, sporca, prende i servizi, usi i servizi, e questo tema della sostenibilità è un problema serissimo. Cioè, la città che ha 200.000 abitanti fa servizi per 500.000, quegli altri 300.000 che magari entrano la mattina e vanno a casa la sera in realtà utilizzano servizi della città, ma non li pagano. Questo è un problema, non volevo aprire un tema spinoso, ma è un problema serio per tutte le città capoluogo fortemente policentriche, noi attrattive. Noi siamo ritornati ad essere il cuore della provincia, avevamo smarrito un po' questo ruolo, siamo tornati ad averlo, e questo, quindi bisogna trovare il modo per costruire queste alleanze, non la tedio. Per esempio, il Comune di Brescia paga la rete dei bus dei 14 comuni con Termini, ma per quanto potrà pagare anche per i 14 comuni con Termini che valgono 120.000 abitanti? Questo è un tema, sono temi che noi che siamo gente pratica, perché fortunatamente i bresciani sono persone che vogliono che le cose funzionino e che siano anche sostenibili economicamente, non vogliamo lasciare buchi di bilancio. Questo è un lavoro che dobbiamo fare insieme, cioè dobbiamo trovare il modo per cui anche il territorio usufruisce e contribuisce a questo dare e avere
che dobbiamo mettere in moto in modo molto dinamico, molto dinamico. Non so se l'ho risposto, ma credo che... Però come vede, signor Sindaco, tutto è legato alla storia dell'arte e quindi comunque si faccia, come il povero Santo Stefano, ti lanciano le pietre. E quindi chiudiamo andando a vedere il lapidato Santo Stefano e il San Giovanni al Piano Nobile. Grazie.